Sì, sono linee guida importanti che sono state verbalizzate da un comitato dell'emergenza che è stato allegato all'ordinanza, che delinea tutti gli interventi che ogni azienda deve attuare a secondo dell'aumento dei casi. Abbiamo definito i quattro livelli importanti. Dal primo, secondo, terzo e quarto, noi in questo momento siamo tra il primo e il secondo livello, siamo in una zona borderline. Che cosa significa? Che tutti i posti di terapia intensiva, 73 in tutta la nostra regione, sono occupati ad oggi, 60 di questi, per i pazienti non coronavirus. Perché non sono in terapia intensiva i nostri pazienti. Allora, nel caso in cui dovesse esserci un aumento di questi pazienti in terapia intensiva, dovremmo incrementare il supporto rianimatorio con dei provvedimenti ai vari livelli. Primo livello è per un'attività chirurgica programmatica. Il secondo, e quindi aumenteremo, 51 posti letto. Il secondo livello, che vede il coinvolgimento delle unità operative di pneumologia, vede un aumento di altri 58 posti, per poi arrivare a un livello ultimo, che è quello di dedicare per ogni ALS una struttura, uno stabilimento proprio per la gestione esclusiva del paziente con Covid-19. Invito a rispettare queste linee guida. Abbiamo dovuto sospendere le attività di medicina ambulatoriale che non erano urgenti, per cui oggi si possono recare soltanto dai medici coloro che hanno la priorità d'urgenza. Abbiamo lasciato però tutte le prestazioni relative a quelle di urgenza, che possono essere le terapie del dolore, quelle della preospedalizzazione, dell'ADI, delle dialisi.